Apriamo con i titoli. Derby dell'amicizia a Squillace per rilanciare l'attività calcistica. L'iniziativa è del Circolo Ricreativo Squillace. Successo di Teatro Insieme che con le sue commedie in vernacolo allieta le serate dei calabresi. Una pianta di bergamotto attecchita a Squillace, sfatato il mito che l'habitat della pianta sia solo quello della fascia regina. Premio letterario a Lino Pedatella per il suo puzzle. Derby dell'amicizia l'11 settembre a Squillace per riprendere le fila di un discorso calcistico interrotto. L'iniziativa è stata del Circolo Ricreativo Squillace, presieduto da Agazio Sinopoli, che con altri ex dirigenti della locale squadra di calcio dei tempi migliori ha deciso di organizzare una partita con lo scopo di promuovere le attività calcistiche dei settori pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. All'appello lanciato dal nuovo sodalizio ricreativo hanno risposto in tanti ex calciatori della gloriosa West Squillace e amatori: Roberto Voci, Alessandro Doria, Mimmo Megna, Patrizio Carito, Ruggero Mauro, Antonio Condito, Claudio Tremaliti, Luciano Gagliardi, Alessio Commodaro, Mimmo Lioi, Fabio Commodaro, Fernando Mellace da una parte, Squillace Bianca, Luca Scano, Domenico Sinopoli, Giuseppe Sinopoli, Mimmo Facciolo, Maurizio Ombrella, Gregorio Cerullo, Mimmo Albanese, Antonio Sacco, Roberto Bono, Raffaele Gullà, Alessandro Iazzetta, Pino Lioi, dall'altra Squillace Rosa. Le vecchie glorie con gli amatori hanno dato vita ad un festoso incontro di calcio svoltosi nel ripulito stadio Palmisani, dove da giovani hanno tirato i primi calci al pallone. Davanti ad un nutrito numero di spettatori, le due squadre hanno concluso la gara con il risultato di 3-0 a favore dei bianchi, anche per il colore dei capelli, con tripletta del solito Tremaliti. Ad arbitrare la partita, Daniele Sia. È stata un'occasione interessante, soprattutto per stimolare le nuove generazioni a ricreare quei sani momenti di aggregazione attraverso la partecipazione ai tornei ufficiali di calcio, una specie di laboratorio sportivo per coinvolgere non solo i giovani del centro storico, ma anche quelli delle frazioni Lido e Fiascobaldai e mettere fine quindi all'assurda divisione tra capoluogo e marina. Il Circolo Ricreativo Squillace ha già proceduto alla affiliazione alla FIGC proprio con lo scopo di iscrivere per la stagione sportiva 2010-2011 le squadre di calcio giovanili. Quante volte nella nostra vita abbiamo detto non se ne può più oppure ci vorrebbe un po' di fortuna? Ecco, sono proprio questi momenti semplici e allo stesso tempo importanti della nostra esistenza che hanno ispirato allo sceneggiatore e regista squillacese Pino Fiorenza le due commedie teatrali Quando non sin da po' più e A fortuna quando ti vo a casa a Sapa, che hanno allietato le serate estive di diversi cittadini calabresi. Le due commedie, rigorosamente in dialetto squillacese, sono state rappresentate in diversi comuni della Calabria per una fortunata tournée in termini di successo e di presenze di pubblico. La compagnia Teatro Insieme di Squillace opera dal 91 e si appresta a festeggiare il suo ventennale. Il cavallo di battaglia di quest'estate, Quando non sin da po' più, vede rappresentate le peripezie di una coppia che ha a che fare con una suocera sospettosa e ossessiva, con simpatici equivoci e colpi di scena che portano, tra battute e risate, all'immancabile lieto fine. Oltre al regista attore Pino Fiorenza, nutrito è il cast delle due commedie teatrali composto da Irene Commodaro, Rosario Commodaro, Rosario Commodaro Junior, Eraldo Facciolo, Miriam Facciolo, Pino Falcone, Silvia Laugelli, Lenia Manoiro, Francesco Manoiro, Claudia Megna, Federica Megna, Ilaria Megna, Mimmo Megna, Caterina Pungillo, Sonia Pungillo, Luciano Scicchitano, Daniele Sia, Stefano Sia, Stefania Sia, tutti di Squillace. Con la produzione di Vincenzo Gallo collaborano alla riuscita degli spettacoli per la cura delle luci, audio, scene, costumi e trucco Giuseppe Conca, Sara Commodaro, Nando Cristofaro, Luca Gallo, Leda Lioi, Laura Prudente, Vito Samà, Concetta Sinopoli e la ditta Balduani. L'habitat del bergamotto è solo in provincia di Reggio Calabria, nella striscia di terra tra Villa San Giovanni e Monasterace? Può darsi che questo straordinario frutto possa attecchire anche a Squillace. Lo avrebbe dimostrato un professionista del luogo che 4 o 5 anni fa ha avuto in regalo da un parente una piantina zollata di bergamotto proveniente dalla zona ionica regina e l'ha piantumata nel suo giardino nel centro storico di Squillace. Per anni ha sognato di vedere spuntare l'agognato frutto. Dopo tanto tempo, solo nelle scorse settimane, è riuscito ad ottenere ben 3 frutti, 3 bergamotti di colore giallo, e altri frutti stanno spuntando dai rami della pianta ormai diventata alquanto rigogliosa
orgogliosa. Il professionista squillacese con l'hobby del giardinaggio ha piantato il bergamotto vicino ad altri alberi di agrumi, un mandarino, un limone, un arancio che producono anch'essi ottimi frutti. Un'altra particolarità del suo giardino è la presenza di un enorme olivo secolare con un tronco dall'enorme circonferenza, un vero e proprio capolavoro della natura. L'albero avrebbe un'età di circa 500 anni, potrebbe risalire al periodo in cui in quella precisa zona era ubicato l'antico convento dell'Osservanza. Due progetti per la realizzazione di un laboratorio di tessitura e patchwork e per lo svolgimento di un seminario di musica popolare. Li hanno proposti Caterina Conte e Teresa Lagrotteria, rispettivamente assessore alla cultura e al bilancio del comune di Amaroni. Il primo è un intervento progettuale che mira alla trasmissione dell'arte tessile. Il laboratorio si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, prevede anche l'organizzazione di piccoli corsi di ricamo e patchwork che saranno tenuti da quelle signore anziane del luogo che vantano una notevole esperienza nel settore. Il progetto sulla musica popolare invece prevede la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Squillace, di cui fa parte la scuola media locale, delle officine musicali amaronesi e del gruppo musicale calabrese Imarasà. Entrambi i progetti sono stati presentati ricorrendo alle risorse previste dalla legge regionale 16 dell'85. È riuscito sempre a mescolare l'amore per Milano, sua città natale, con la terra di Calabria e Squillace, in particolare i sapori mediterranei, l'antica cultura. Rocco Pedatella, Lino per gli amici, è uno scrittore per diletto. Ama scrivere fin da ragazzo, nonostante gli impegni di lavoro non ha mai tralasciato la passione per lo scrivere, si è specializzato nel genere preferito, il giallo e il thriller. Nel 2008, grazie all'editore Ursini di Catanzaro, il suo sogno si è avverato, il libro Brividi a Sud, col sottotitolo 5 storie di mistero, odori, sapori ambientate in Calabria è stato pubblicato. E importante è stato l'impulso e il sostegno ricevuto dall'amico medico Sarino Facciolo. Rocco Lino Pedatella quest'anno ha partecipato all'importante concorso letterario Vivarium dedicato a Giovanni Paolo II e a Cassiodoro, che prevedeva anche una sessione per i romanzi inediti a tema libero. Vi ha partecipato con il nuovissimo thriller Puzzle, giungendo secondo nella categoria narrativa. Ora Pedatella spera che qualche editore se ne interessi e decida di pubblicarlo. In ogni caso, dice Pedatella, io continuerò a scrivere perché ogni attività che libera la fantasia allontana la vecchiaia. Termina così questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento è fra 7 giorni.